positiva, siamo andati a vedere, a fare sopralluogo sui lavori di fronte al Maschio Angioino, e quindi la nuova stazione anche per le isole sarà inaugurata tra un mese e mezzo. Credo che l'autorità portuale in questo abbia fatto un grandissimo sforzo, oltretutto lì cambierà la percezione stessa tra la città e il porto, perché finalmente si va a creare un'area che in qualche modo collegherà anche visivamente la città di Napoli al fronte mare. Sarebbe bello riuscire a fare la stessa cosa per tutta la lunghezza del porto di Napoli, perché io credo che in Italia sempre di più noi le città di mare devono affacciarsi nel proprio porto e avere un waterfront che consenta di condividere quella che è una peculiarità del nostro paese, ossia di essere un grande paese marittimo che deve invogliare i giovani a andare per mare e guardare con orgoglio non solo il passato ma anche con speranza il futuro. Poi siamo andati a vedere le condizioni della diga, che ancora deve essere ripristinata nelle passate mareggiate, partiranno anche quei lavori, e poi le vasche di colmata finanziate anche con i fondi PNRR per depositare poi i sedimenti dei dragaggi, perché sul tema Porto di Napoli c'è un importante lavoro di dragaggio che deve essere fatto per garantire alle navi di poter entrare in tutte le condizioni meteo marine. È evidente che un altro elemento importante su cui non solo Napoli ma i molti porti italiani sollecitano i presidenti è il rapporto spesso conflittuale con le sovrintendenze, non tanto sulle nuove realizzazioni di opere quanto anche sulla demolizione di edifici presenti all'interno dell'area portuale in cemento armato, che devo dire che ogni volta mi stupisce, perché credo che in Italia abbiamo manufatti molto più pregevoli che edifici di cemento armato. I lavori stanno per terminare, quindi un mese e mezzo. Ovviamente nel porto di Napoli, soprattutto sul collegamento delle isole minori, e il fatto che finalmente si apre davanti al Maschio Angioino una passeggiata e un luogo che rappresenta una cerniera tra il porto e la città. Paese, tutelare quelle che sono opere d'arte storiche, siamo il paese più ricco al mondo di opere d'arte, dobbiamo evitare di tutelare palazzi di cemento armato o di creare problemi a quella che deve essere un recupero di aree urbane importanti e di aree industriali. Il porto di Napoli ha bisogno di spazi, ha bisogno di rinnovarsi, ha bisogno di demolire edifici in cemento armato per diventare più bello, più attraente, più collegato con la città, più aperto alla città, e con dei temi. Credo che un magazzino come quello su Cilio Banchina non solo crea dei problemi sulle movimentazioni e poi in alcuni casi anche essere impedimento allo sviluppo, ma evidentemente pensare di mantenere quell'edificio che posso dire non è particolarmente pregevole anche da un punto di vista visivo e architettonico nei confronti della città di Napoli, che è molto più bella e ha edifici molto più belli, limita un utilizzo di uno spazio portuale. Quindi bisogna eliminare dei vetri a prescindere, andare a verificare caso per caso cosa bisogna fare, ma è chiaro che un porto come questo merita di avere una grande riqualificazione anche da un punto di vista paesaggistico, di un punto di vista di collegamento tra il waterfront del porto e la città, perché solo così l'Italia può avere, rinnovando i propri porti, uno sviluppo sempre di più mediterraneo e sempre più incentrato su quella che è l'attività marittima.